alle fontanelle del Bottino, serbatoio comunale d'acqua di Alcamo, non tutti i rubinetti sono funzionanti alla perfezione. Come possiamo vedere, infatti, ecco qui, vedete come l'acqua schizza via in una maniera che certamente non è purtroppo funzionale alle esigenze degli utenti. Ecco qua, vediamo quest'altro rubinetto, e sono due. Proseguiamo facendo vedere anche quest'altro, e sono tre. Attenzione, vediamo qui, da questa parte sembrano funzionare in maniera tutto sommato soddisfacente, anche se c'è sempre qualcosa che lascia a desiderare, e qui effettivamente viene a mancare proprio la possibilità di aprire questo rubinetto, mentre quest'altro, ecco qui, credo che abbia proprio lo stesso problema dei primi che avete potuto osservare all'inizio di questo servizio filmato. E andiamo a concludere facendo vedere gli ultimi tre. Questo, anche questo è sprovvisto della manopola, della levetta che serve per aprire e chiudere. E vediamo anche quest'altro, ecco vedete quanta acqua che offre a inondare gli utenti stessi che si recano qui, si disperde in questa maniera. Vediamo subito, ed effettivamente anche questo è purtroppo un problema che non va sottovalutato in tema di servizi pubblici, o meglio di disservizi pubblici qui al serbatoio d'acqua comunale. E dunque ci ritroviamo a segnalare ancora una volta questo, che rappresenta uno dei tanti problemi che tante volte si verificano qui al Bottino, serbatoio comunale d'acqua ai piedi del Monte Bonifato ad Alcamo. Dagli uffici comunali che vedete alle mie spalle mi informano che il disservizio, il problema relativo al malfunzionamento di questi rubinetti, di queste fontanelle, dovuto proprio al fatto che sono avvenuti dei furti di parti dei rubinetti stessi, e di conseguenza c'è chi non ha di meglio da fare che danneggiare ancora una volta questi importantissimi, fondamentali rubinetti. Qui ricordiamo che sono tantissime le persone, gli utenti che si recano a fare rifornimento di acqua potabile, ed è auspicabile a questo punto che vengano inaspriti, vengano intensificati i controlli e vengano inasprite le sanzioni nei confronti di chi compie questi danneggiamenti.